C'è un luogo comune difficile da sfatare, eh, ci proviamo ogni tanto però poi ci ricaschiamo sempre. Qual è il luogo comune? È che negli uffici pubblici non si fa niente, che c'è soltanto gente che ruba lo stipendio e che purtroppo questo eh, luogo comune, e ecco, quell'altro aspetto molto più drammatico secondo me, viene esteso a tutte le categorie. E agli ospedali anche. Ora, estendo dagli ospedali, naturalmente si crea anche un tantino di allarme, no? Perché? Perché negli ospedali ci andiamo per farci curare e quindi se anche lì eh, abbiamo il sospetto che anche lì ci sia gente che lavora con noia o che non lavori affatto oppure che sia impreparata, beh, insomma, la paura aumenta. Io credo che invece negli ospedali, un po' in tutti gli ospedali e nell'ospedale Moscati in modo particolare, per chi ci riguarda da vicino, eh, ci sia un personale molto ben attrezzato, eh, sia un, sotto il punto di vista etico, professionale, eh, sia anche sotto il punto di vista eh, della, del sacrificio. Chiamiamolo così perché anche di sacrificio si tratta. L'ospedale Moscati, voglio ricordarlo soltanto a chi magari non lo sapesse, eh, è tra i primi in Italia, credo addirittura il primo in Italia, almeno qualche anno fa, ma credo anche quest'anno lo sia, per la sicurezza in sanità, il cosiddetto rischio clinico. Bene, io ho invitato per questa puntata di persone una persona, Carmela, buongiorno, grazie Ciao. per aver accettato il grazie. mio invito, Carmela Tufano, una persona che all'ospedale Moscati ci lavora da ben... 30 anni, posso dire la tua età? S sì, posso dirlo, sì. eh, a eh, 53 anni sono 30 anni all'ospedale Moscati c'è entrata quando aveva 23 anni vincendo un concorso eccetera. E Carmela eh, Tufano è coordinatrice infermieristica, eh, è responsabile della riabilitazione urodinamica e tra le altre cose fa parte di quella equip no? cosiddetta dei facilitatori che eh, non certificano ma che controllano, fanno in modo, fanno anche formazione per evitare che ci sia il rischio clinico, o meglio che il rischio clinico sia il minimo possibile, perché il rischio clinico oltre a mettere naturalmente a rischio qualche volta anche la vita dei pazienti, ma può prolungare la degenza del paziente con effetti economici anche eh, molto, molto impegnativi per le casse pubbliche, le casse dello Stato. Bene, Carmela, io vorrei partire da qui, no vorrei partire da qui poi per raccontare, secondo lo stile di, questa, eh, di questo format, raccontare un po' chi è Carmela Tufano, la personcina di Carmela Tufano. Personcina è soltanto un diminutivo affettuoso. Eh, il rischio clinico, che cosa fate in effetti? cioè I facilitatori come te, no? che cosa fanno? Intanto. C'è bisogno di, 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 di essere selezionati, immagino, per fare questo, anche questo lavoro aggiuntivo? Sì, sì. Allora, c'è una selezione che viene fatta, ehm, praticamente seguiamo un modello eh, sistemico eh, per quanto riguarda la gestione del rischio in sanità. Eh, appunto, viene, fa, viene selezionato il facilitatore attraverso... Dei corsi base, dei corsi poi avanzati e dei corsi di team building. Praticamente il facilitatore chi è? È colui che prepara un altro, un altro operatore affinché possa migliorare nella sicurezza della sanità e appunto per realizzare poi il modello sistemico italiano. Noi facilitatrici da anni insomma ci siamo facendo carico con grande sacrificio eh, appunto della sicurezza in ospedale. Infatti eh, nel 2014 l'azienda, siamo stati i primi in Italia ad avere la certificazione per l'eccellenza nella gestione del rischio, praticamente il, come gestire eh, l'organizzazione, la gestione, la struttura dell'ospedale si basa ovviamente su più livelli eh, che sono il primo e il secondo livello che interessa tutta l'azienda, quindi le strutture, la struttura eh, della la cartellonistica la, le, il blocco operatorio la farmacia, un po' insieme l'interesse appunto dell'azienda certo, però da grande sacrificio però anche grande soddisfazione gratificazione morale gratificazione no? morale eh, risultato anche per l'azienda in occhio all'occhiello praticamente la nostra azienda è cresciuta tantissimo negli ultimi anni eh, è un modello che ci dà anche delle è misurabile la valutazione è misurabile perché praticamente abbiamo potuto riscontrare, constatare dopo la realizzazione del modello un una diminuzione dei risarcimenti e infatti abbiamo avuto anche un aumento eh, del, dello sconto assicurativo perché eh, basti pensare che l'anno scorso, nel 2019, abbiamo avuto soltanto nove casi eh, di denunce di sinistri. Tra l'altro, casi che eh, ban diciamo banali, tra virgolette, tipo eh, cadu cadute per le scale eh, di qualche parente, ma non casi gravi. Quindi, abbiamo Veramente un risultato eccellente eh, questo è molto molto importante. Questo per dire, no? per dire ehm, cioè, vorrei aggiungere: io, che, essendo un ipocondriaco praticamente nato, sono un grande frequentatore di ospedali, di cliniche, pra... d'altra parte mi piace ripeterlo Carmela. No? Mio padre fu il fondatore di Clinica Villa Maria, una sì, delle prime cliniche sì, private infatti, in provincia di Avellino, sono cresciuto sì, sì. un po' nelle cliniche. Mettici essere cresciuto nelle cliniche con l'ipocondria proprio allo stato esponenziale, potete immaginare, cioè mi sono sempre convinto, sempre più convinto che nelle strutture sanitarie il personale, l'affidabilità del personale, la dimensione umana del personale, il profilo umano del personale non conta più della medicina, ma vale tantissimo. Ed è per questo che ho invitato Carmela Tufano. Anche perché eh, la persona, la persona umana, il profilo umano di una persona eh, non viene fuori così per caso, è il frutto di una storia. E Carmela Tufano, ecco il motivo Carmela, per cui eh, con piacere ti ho invitata. Oh, grazie. Carmela Tufano ha una sua storia molto particolare ed è quello che vogliamo raccontarvi oggi. Carmela, cominciamo un po' da capo, no? Cominciamo da intanto da questo cognome, Tufano non è un cognome irpino, eh? Tufano. Vediamo un pochettino, no? la, la genesi della tua famiglia, almeno la, la, la generazione... i tuoi nonni. Ecco, partiamo dai tuoi okay. nonni. Ok, il mio Tufano è un cognome napoletano. Eh, mio padre è originario di San Gennaro Vesuviano e come si trova in Irpinia? Perché ecco. come si trova? Perché, eh, nel facciamo un tratto nel 1944-45, siamo alla fine della guerra ovviamente, a conseguenza della, della guerra, la povertà, mie, mie, no, mio nonno insieme ai suoi fratelli erano commercianti, inizialmente eh, venivano mh, praticamente nelle nostre zone a vendere, dopodiché decisero di portare proprio eh, la famiglia, trovarono un terreno, diciamo, fertile, e quindi iniziarono con il commercio. Ecco che mio padre, a piccolo, Uh, si sì, ambientò appunto nella nostra bellissima Irpinia e iniziò a fare iniziarono a andare a scuola per quello che potettero però iniziò a fare uh, diciamo come attività il barbiere ma quindi? questa scelta scusami Carmela se ti interrompo questa scelta di Insediarsi, no? perché poi di quello si è detto a Conza della Campania. Perché proprio Conza della Campania? È eh, un posto più tranquillo, più fertile dal punto di vista commerciale, perché poi hanno fatto carriera, diciamo, nel commercio, è iniziata la loro carriera commerciale e, e mi sa, penso, penso, per quello che mi è stato detto, per la tranquillità eh, del, dell'habitat praticamente. Certo. Senti, velocemente no? Tuo padre e tuo papà faceva il ferroviere, sì. a Conza della Campagna. Quindi è stato un testimone per tanti anni, non soltanto della rocchetta Sant'Antonio Adriano. Sì, Avellino. sì, era eh. orgoglioso della sua divisa. Mio, mio padre vinse il concorso a eh, 18 anni ed era veramente orgoglioso, ha lavorato con grande orgoglio. Quando indossava il cappello ci emozionavamo. e tu nasci a Conza della Campagna? Io nasco a Conza della Campagna, in casa ovviamente un parto in casa e sì sono nata lì fin quando non sono rimasta fino all'età adolescenziale. Questa cosa che è nata in casa no? sottolineata eh. poi c'è un perché poi, poi ne parliamo più avanti no? Sì infatti infatti. Sono perché tu sei anche, tu sono sei anche ostetica, ostetica. sono mio, Cominci corso, come ostetica. Comincio come ostetica, il mio corso di studio è proprio eh, il corso di ostetricia a cui forse quando ero piccola non sapevo neanche cosa fosse, però la mia strada è stata questa e sono orgogliosa oggi di aver scelto questo percorso di studi. Senti, cioè questa eh, siamo, siamo praticamente alla tua infanzia. Tu sei la prima di tre sorelle. Sì. Eh, le altre due sorelle le vogliamo ricordare sì, così sì, velocemente? Sì, la mia seconda sorella, eh, laureata in inglese, si chiama Giuseppina, vive a Conza della Campania. La terza eh, si chiama Maria Rosaria ed è geologa e vive a Montoro. Mm. Sì, una bella infanzia a Conza della Campania, chi sì. conosce Conza, Conza era un paese meraviglioso prima del terremoto veramente molto molto bello, vicino Sant'Andrea di Conza, un'altra piccola perla d'Irpinia. Una infanzia felice, felice si viveva così no? in questo piccolo paesino, con eh, una famigliola molto ben attrezzata, si stava bene oltretutto. Poi Carmela arriva, purtroppo, tu hai 14 anni, arriva il terremoto terremoto che ha devastato l'Irpinia, Conza fu distrutta insieme a tanti altri paesini dell'Alta Irpinia. Che cosa ricordi tu eh, di quella giornata? Dove eri? Che cosa è accaduto? Allora, ricordo tutto come se fosse ieri. Avevo 14 anni, non ero con mia madre e mio padre, spesso rimanevo a dormire da mia nonna, che praticamente la sua casa era al centro del paese. Stavo lì perché avevo deciso di studiare con un'amica. Quando all'improvviso un forte boato eh, andò via la luce, praticamente non ho capito più niente. Ero piccola, non realizzavo. Eh, cadde la casa di mia nonna, solo un angolino eh, praticamente rimase eh, intatto. Riuscimmo a, a, a proteggerci praticamente in questo angolino, fin quando pian piano uscimmo fuori. Ecco, però, però ho detto prima: no? dietro le storie di tante persone. C'è tantissimo dolore. dolore. E poi quel dolore probabilmente ti forme sì. per una sorta così di, 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 di risveglio, magari negli anni, magari dopo tanto tempo. Ecco quel dolore si tramuta, si può tramutare molto, molto spesso in, in altruismo. Chi ha, mi permetto di dire, la fortuna di incrociare in ospedale una persona che ha avuto un'infanzia dolorosa per quello che è accaduto, perché il terremoto l'hanno vissuto in tanti. Però ecco non tutti, meno male, grazie a Dio, come Carmela Tufano ha avuto in famiglia ben 11 lutti. La sera del 23 novembre sono morti ben 11 parenti stretti, cioè tuo nonno. Mio nonno, i miei cuginetti, i miei zii, sì, è stata una... Parliamo no, di cuginetti che avevano un'età di 8-10 anni, anni. Eh, uh. un'altra un po' più grande, però una strage è stata la famiglia più colpita e, e questo ricordo, questa sofferenza da, me la porta ancora oggi perché non si può dimenticare. Non si può dimenticare perché mi ricordo le urla, la, la sofferenza, la, quelle bare, le bare davanti al cimitero, più di duecento. Per me è stata un, un inizio la mia adolescenza con questo trauma grandissimo. Poi diciamo che eh, il trauma più grande è stato anche dopo perché i miei genitori decisero di farci continuare gli studi, a fin di bene non eh, ci fecero rimanere a Conza. Quindi, eh... Perché ricordiamolo, perché Conza, eh, magari i giovanissimi non lo sanno, eh, gli altri se lo ricordano, ma Conza della Campania proprio perché fu praticamente completamente distrutta, fu trasferita a Valle. Il paese, la nuova Conza, è nata a Valle, non più su quel cucuzzolo bellissimo dove ancora eh, si, si, ci sono i resti, sì. eh, i resti romani. Mh, sì. Probabilmente avrebbero potuto fare qualche cosa in più, no? Sì, per no, infatti, ma anche perché eh. per 10 anni ci sono stati prefabbricati, quindi mia madre ha voluto il meglio per noi. E, mh, non ha voluto che rimanessimo Ecco, no? nella, sventura, sì, nella sventura possiamo raccontarlo sì. che nella sventura c'è così no una, una luce, una luce. Nella, nella vita di Carmela e delle sue sorelline, eravate, tu avevi 14, eh, 14 anni. Ma 15 anni sorelle, la 11 e poi l'altra 6 anni. 11-6 anni. Eh. Quindi, la fortuna qual è? La fortuna è che. Avevi questo zio vescovo? Uh, sì, era zio vescovo a Lucera e San Severo, in provincia di Foggia. Fratello di tua mamma. Mh, fratello di mia nonna, quindi. Di tua nonna. Uh, Si offrì, ci ospitò in questo vescovato. Eh, sì, si aprì una luce perché mia, i genitori ci tolsero un po' dalla sofferenza, da, dal lutto. Che però, comunque, per noi fu comunque un altro trauma perché stemmo per un anno, per tutto l'anno scolastico, senza i nostri genitori. Quindi siamo cresciuti in quell'occasione. Prima la sofferenza, poi la crescita velocissima perché senza i genitori continuare le, la scuola, non condividere eh, le emozioni adolescenziali con i nostri genitori per noi è stata una crescita precoce. Certo. Ecco. poi torni a Conza, tu, e le tue sorelline tornate a Conza, tu ti iscrivi. Alla, alla alle scuola scuole superiori superiore, a, Calitri, a Calitri la sì, ragioneria sì, sì. Per, ehm, per poi iniziare il mio corso prima il regolamento sanitario era ben diverso praticamente per accedere alla scuola, alle scuole universitarie ad alcune scuole universitarie era necessario il terzo anno di, di scuola superiore quindi ehm, dopo questi tre anni andai mi iscrissi alla scuola autonoma di ostetricia di Salerno qua ci sì. fu un altro, diciamo, un altro poi ci stai per ben cinque anni per eh? ben cinque anni però fu una scelta molto dura perché i convitto che cos'è la scuola convitto la scuola convitto è nata nel 1925 il periodo del fascismo quindi l'obiettivo della scuola convitto non era solo ehm, insegnare le tecniche la competenza ma ehm, modificare il carattere la condotta e poi studiare e lavorare studiare e lavorare insieme quindi c'era una rigidità unica tipo una a modello militare, quindi io mi sono formata eh, dopo tutte le esperienze che. Ecco, però una curiosità, ecco, toglimi questa o meglio, toglici questa curiosità. Com'è che ti viene in mente di fare l'ostetrica? Perché quella scuola lì perché, che tu hai, quel compune. No, perché no? c'era una mia cugina, la cugina di mio padre, che faceva l'ostetrica lì, quindi mi incantava ad ascoltarla. Cioè, è stato per passione per eh, passione, avuto, per ah. passione, per passione e quindi, però poi fui a un bivio. Se vuoi fare l'ostetica devi fare la scuola convitto. Quindi per me non ci fu scelta, perché, eh, era perché se vuoi diventare brava devi fare quella scuola. Però Sc hai 16 anni, 16 anni, e accade qualche cosa, mentre frequenti, lì si fa pratica e si sì. fa tutto, no? Si Inizio che sì, cosa appunto, sì. Inizio appunto il, la, la, il primo anno diciamo, di, della scuola convitto. Eh, mi fu imposto di prendere il primo parto. Il primo parto purtroppo era un feto morto di una mamma diabetica e per, per me fu un trauma grande. Ma... Anche in quell'occasione mi, eh, mi smanicai le maniche e, e andai avanti, però non dimenticherò mai quel giorno che a 16 anni è difficile. Prendere un parto tra l'altro fido morto, mentre a 16 anni in genere si, approccio, si esce un, approccio, si, devastante, <ride> un, approccio, un devastante. approccio devastante però tu continui fai i tuoi 5 Continuo anni e eh, i 5 1989, anni. hai 22 anni e finalmente eh, completi il corso Completa di, il ostedi, corso di 5 studio, anni, fai la tesi con chi eh, la fai la tesi? Con Cobellis, il mio carissimo ah. direttore, un grande veramente medico che ci ha portato a un livello altissimo. Io se potessi tornare indietro farei la stessa cosa, nonostante la rigidità del modello appunto di scuola convitto e ti abiliti alla professione infermieristica abbiamo anche l'abilitazione era... nonostante fosse scuola di ostetrici abbiamo l'abilitazione anche a, a praticare appunto la professione di, di infermiera quindi eh, vinco il concorso eh, questo è, però questo raccontiamolo non proprio così eh. 22 anni hai 22, 22 anni, anni finisci questa scuola di, eh, di, la scuola di oste, ostetricia, non soltanto, che ti abilita anche alla professione infermieristica. Ecco, c'è un concorsino all'ospedale Moscati ma no, non lo volevo fare la verità eh, perché ah, io volevo fare l'ostetrica ah, però lo feci, dico no, lo faccio non bisogna lasciare niente indietro la verità, vinco il concorso e dopo uh, un mese della discussione della tesi di ostetricia vingo il concorso ad Avellino e nel settembre dell'89 prendo, prendo servizio in dialisi e sono ben 30 anni che Carmela Tufano sta in quell'ospedale ora la domanda che voglio farti Carmela è questa in tanti mestieri in tante professioni no? dopo 3, 4, 5, 6, 7 dopo 10, 15, 20 anni no? arriva un momento che non ce la fa più ecco, però lavorare in ospedale se uno dopo 5, 10 o anche 20 anni no? entra in questo circuito un po' perverso eh? dal punto di vista psicologico, io non ce la faccio più, diventa inaffidabile. Che cosa invece ti ha salvato? Perché mi hai raccontato, meglio, più che raccontarmelo tu, ho raccolto un po' di testimonianze io, no? Cioè, mi hanno detto che tu oggi, dopo 30 anni di ospedale Moscati, fai esattamente, ti comporti esattamente come ti comportavi quando sei entrata, con la stessa... Con lo stesso entusiasmo, con la stessa freschezza. Eh? Allora, io posso dire... Senti, di spiega questo. No, perché? io posso... Sì io posso dire che non sono stanca io sento dire spesso io voglio andare in pensione io non voglio andare in pensione l'ospedale è la mia seconda casa anche perché in questi 30 anni io non ho fatto mai la stessa cosa io mi sono formata ho preso altri master eh, sono, eh, mi sono, sono motivata ho fatto sempre qualcosa di nuovo per crescere e devo dire la verità che eh, grazie alle mie forze pian piano sono cresciuta eh, sono cresciuta e quindi, io non dirò, voglio dire, non sono stanca. Per me andrò a, la, a lavorare fino all'ultimo giorno. Sì, per, tanti anni, per tanti anni, Carmela, ecco perché parlavo prima: non ho detto l'espressione giusta, ma ci vuole vocazione perché tutto sommato no, chi lavora in ospedale, dal, dal, dal manager se volete, fino al portantino. È una missione, c'è poco da fare. Eh, il medico, l'infermiere, è una missione: o si fa convocazione, oppure è inutile farla, si rovina la gente e si rovina anche se stessi. No? Tu hai lavorato per moltissimi anni in uno dei reparti dove purtroppo la sofferenza c'è: la dialisi. La eh, dialisi è, è, è un reparto dove oggettivamente si soffre. Chi va in dialisi è un paziente molto, molto sofferente. Eh? Allora, sì, C'è stati... un episodio che... Sì, un episodio... Allora, innanzitutto sono stati 16 anni eh, duri perché comunque eh. è un'unità un, un operativa critica. Eh, eravamo sì, facevamo le reperibilità. Eh, sì, sì, appunto ricordo un, un episodio, uno dei tanti, la verità, che eh, una notte fui chiamata dal medico di guardia e mi disse queste testuali parole, Carmela devi volare, il paziente è in arresto. Praticamente scesi quasi in bigiama, eh, con Un arresto renale immagino. Eh, arresto cardiaco, ah, perché in arresto poi cardiaco. è una conseguenza ah, ah, dell'insufficienza renale. <ride> Quindi eh, praticamente scesi quasi in bigiama, Arriva, arrivai in ospedale, trattammo il paziente, ma eh, diciamo eh, soddisfatti dell'operato, perché il paziente diciamo, si riprese, eh, parla parlammo insomma soddisfatti io e il dottore mh, del nostro operato però la mattina quando tornai trovai il letto vuoto, ricordo ancora quel letto vuoto, come tanti letti vuoti perché poi eh, caratter caratteralmente mi affeziono, quindi eh, mi è capitato spesso di rimanere male eh, nel momento in cui fai tanto per un paziente e poi non c'è la possibilità. Cioè, come si supera questo senso di sconfitta? Allora, Trovavi sì, il letto vuoto. Sì. Non è colpa tua, la allora no, no, è, come no, si vive? No, 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 purtroppo è la vita, certo. si nasce per come si vivere. Vive senso di Ma io penso Penso, penso sempre all'intelligenza emotiva, l'intelligenza è quel tipo di intelligenza che gestisce le tue emozioni, eh, in che senso? Che innanzitutto eh, chi ha questa intelligenza mette in risalto le proprie risorse, le proprie emozioni, non solo riesce a gestire le, mh, le emozioni tue, ma anche a capire e a... Mh, a capire le emozioni del paziente, di chi ti sta di fronte, perché il paziente questo vuole, l'empatia, il capire, lo sguardo, la comunicazione, anche soltanto con lo sguardo, il paziente lo cerca lo sguardo ecco, e mi capita spesso. Ecco, però in tutto questo poi eh, non è che non ci siano anche gli episodi lieti, magari, sì, magari sì. un'atmosfera lieta. Eh. Che cosa, sì, 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 che cosa no, ci no. puoi raccontare tu dell'atmosfera lieta mm. del tuo... Del tuo reparto, del mostraio? Forse dietro, a parte le mie soddisfazioni, che io sono stata. però ricordo proprio di quei 16 anni, a parte che ero piccola e quindi 22, a 22 anni sono stata cresciuta, e quindi la famiglia, prima ricordo la famiglia, <ride> il rapporto empatico con gli operatori, con i miei colleghi, sì velocemente perché ci mancano soltanto pochi minuti, sì. Carmela velocemente, okay. però dobbiamo, eh. mi piace raccontarlo, eh, tu nel 2005 ti sei trasferita invece nell'Urodinamica e lì okay. eh, ancora oggi sei responsabile, sì. come si chiama quel servizio di cui ti di ho riabilitazione del piano pelvico, più precisamente vescico-sfinterica. Poi sì. hai conseguito un master Vergata per coordinamento infermieristico. Mm. Che ti ha messo nella condizione di poi fare lezioni. La, Hai anche una docenza? Sì, sì, docenza al, al polo didattico di scienze infermieristiche di Vambitelli. L'altra tappa importante è nel 2009 che vinci il concorso per coordinatrice infermieristica. Mm. Ok, sì, sì vinco il concorso e quindi dal 2009 sono coordinatrice dell'Eurodinamica appunto. Poi c'è questa fase di cui abbiamo parlato prima, cioè diventi facilitatrice per ecco, il una fase, eh, rischio, rischio. una fase importante della mia vita perché in, questa, in questo percorso ho una crescita proprio eh, mi, mi perfeziona anche con il master che poi ho fatto alla Luis di perfezionamento. E infatti questo notavo che nel tuo curriculum, no? mm, ho letto con molta attenzione il tuo curriculum professionale, c'è questo continuo aggiornamento, è questo tendere sempre alla a migliorare la, la, il livello professionale? Sì, sì, perché per me la crescita è importante, non solo, eh, non solo nella vita sociale, in famiglia, ma sul lavoro è importante. La gente vuole sempre di più e devi dare di più. Se cioè noi abbiamo soltanto due minuti, okay. io devo chiederti un'altra cosa, devo chiederti un po' della tua famiglia, no? Sì. Abbiamo parlato di tuo padre, abbiamo parlato di tua mamma che peraltro hai perso quando lei era giovanissima. Giovani, tutti e eh? due giovani, sì. Aveva 56 anni. 57 56 anni e tua mamma, sì. eh? Beh, sì. i tuoi figli. I miei figli. Tu hai due figli? io devo ringraziare loro per questa mia crescita professionale perché loro si sono sacrificati con me sono, sono speciali anche perché tra l'altro un rapporto splendido non è facile essere mamma però un rapporto splendido perché loro c'è una complicità quindi io ho fiducia in loro, loro hanno fiducia in me e mi hanno, mi hanno aiutato nella crescita veramente professionale. Anche quando ero reperibile, ricordo mia figlia che si abbracciava al pigiamme. Vogliamo ricordarlo: tua eh. figlia Federica, che è prossima alla laurea in scienze biologiche. In scienze biologiche, eh. Sì, sì, poi alla Federico II, e poi c'è mio figlio Antonio che fa il quarto eh, liceo scientifico. Senti, io Sono orgogliosa di loro. Devo ricordare, devo ricordare in chiusura che tra le altre cose, Carmela. Eh, Carmela Tufano, eh, al di là ecco, di, de, ha detto l'ospedale è la mia seconda casa, eh, ha detto mh, che è una famiglia, è una famiglia, ecco, lavorare con quella gente è come lavorare in famiglia, ecco, però Carmela penso che posso dirlo, vero? Ecco, tu sei anche animatrice di iniziative importanti che hanno una grande valenza sociale. Una ne parleremo fra qualche giorno, credo quando il 26 mi 27, pare. Sì. Il, 27, eh, il 27 hai organizzato insieme ai tuoi amici, insieme al dottore Picardo. Mi sì, pare, sì, vero? sì, con il dottore Picardo. Picardo. Sì, sì. Un appunto questo convegno presso il Liceo Scientifico in Brianza. Su un tema, su un tema importantissimo che riguarda i giovani. È importante il killer del sabato Dottissimo. sera. I giovani dediti all'alcol. Purtroppo i ragazzi, i ragazzini. All'alcol. Sì, sì, una, purtroppo è una piaga, una piaga dei nostri, del, de, della nostra società. Quindi, promuovere questa iniziativa affinché i giovani eh, si, informa, si informino e quindi eh, riducano, riducano l'uso dell'alcol, soprattutto eh, i ragazzi del liceo. Bene, teniamocelo caro, caro, come si dice dalle nostre parti, il Moscati, questo nostro fiore all'occhiello con tutte anche le disfunzioni che si vogliono, che, che, che ci sono dappertutto per la verità, però certamente con una bella storia, soprattutto con una storia di belle persone come Carmela Tufano, una bella persona. Grazie, grazie, grazie Carmela grazie per essere stata mille. con noi, grazie a voi, arrivederci alla prossima puntata di persone.